Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Questa è la frase di Borges che ho scritto sulla parete della mia stanza. Credo davvero che la vera fede in Dio passi necessariamente attraverso la via del dubitare, dell'inciampare, del rimanere qualche volta sospesi. Il dubbio è lo stato d'animo privilegiato da Dio per avere fede, quella vera, ma troppo spesso è da noi evitato. Cerchiamo sempre di fuggirlo, oppure di lasciarci intrappolare dal suo fascino. Nel corso della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono ad evitarci il peggio. Sapete che cos'è il peggio? È aver trascorso la vita senza naufragi, è essere sempre rimasti alla superficie delle cose. In questo tempo la crisi diventa l'unico ariete capace di sfondare le mura della fortezza in cui ci siamo rinchiusi. L'unico modo per riconsegnarci a noi stessi, oltre ogni maschera. Quando si è cominciato a capire che la vita è un pellegrinaggio, quando a una tappa di questo pellegrinaggio ci si guarda indietro e ci si accorge che le donne e gli uomini che ci hanno fatto soffrire su questa terra sono i nostri veri maestri e che le sofferenze, le disperazioni, le malattie, i lutti sono stati veramente le nostre sorelle e i nostri fratelli lungo la strada. Ci è prezioso sapere che una crisi, un dubbio, produce nuovi passi nel nostro cammino di vita. Quelli che vedono nella malattia un fallimento o una catastrofe, credo che non hanno ancora iniziato a vivere, perché la vita comincia nel punto in cui si frantumano le categorie ed è uno spazio di immensa libertà. So perfettamente che dire queste cose in questi giorni ci fa saltare dalla sedia e ci fa pulsare forte il sangue nelle vene, ma vi prego, lasciatemele dire. Sta tutto qui il significato del Vangelo di oggi, straordinario. Il Vangelo che ha dato vita alla nostra piccola esperienza di fraternità. Il risorto con le ferite, il guaritore ferito. Tutti si sarebbero aspettati o immaginato un Gesù risorto onnipotente, appariscente, sterminatore di cieli stellati, e invece non si può risorgere senza mettere oro dentro le proprie ferite. Gesù non si fa riconoscere dai suoi miracoli, dalla sua grandezza, ma dalle crepe delle sue mani, dei suoi piedi e del suo costato. Se sei disposto a credere a questo Dio, allora la tua vita sarà affascinante e libera, altrimenti sarà immersa nell'illusione e nel fanatismo. Ma cominciamo assieme a snocciolare questo meraviglioso brano del Vangelo. Venne Gesù, stette in mezzo. Dunque, Gesù non prende le distanze da quei discepoli barricati per paura, non forza e non impone il credere in lui a colpi di violenza, inveendo contro le loro paure, non alzò la voce contro la loro vigliaccheria, non gli mostrò nemmeno il volto offeso e increspato di chi vuole farti sentire in colpa, come succede invece spesso a noi, ma attraverso i loro muri chiusi e si mette di nuovo a fianco a loro, a stare con loro. Noi si pensa che la paura deve essere scacciata con riti magici o dando una scossa violenta a chi la vive. No, affatto. Chi ha paura, chi si chiude in se stesso, ha bisogno semplicemente di qualcuno che gli si siede accanto, non per coccolare i propri demoni, certo, e né tantomeno a leccare le proprie ferite, ma per sussurrargli a voce bassa e intensa e decisa: io ti vedo, tu esisti, io sono qui.
non rompa a colpi d'ascia il muro in cui ti sei messo, ma lo attraversi in punta di piedi fino a starti accanto e mostrarti le mie ferite, perché riconosco in te la mia stessa ferita. I discepoli di Gesù, noi, non abbiamo bisogno dei risolutori di problemi, di chi fa il posto nostro, di chi ci dà le istruzioni per uscire fuori dal buio. Non abbiamo bisogno di un'autorità che decida per noi, ma di un compagno di viaggio che guarisce perché è ferito anche lui come me, perché non è perfetto, come non lo sono io, perché non è più bravo di me, ma con me fatica a camminare e non si ferma nonostante tutto il male ricevuto e qualche volta anche dato. Farsi male non è stata mai la soluzione. Pace a voi. Parole rivoluzionarie, tra le prime che il risorto ci regala, ma non di certo la pace da caminetto di casa o da silenzio nel deserto, ma come direbbe Don Tonino Bello, la pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. La pace prima che traguardo è cammino e per giunta cammino in salita. Allora capiamo subito che l'invito del risorto non è fermarci, ma andare, rischiare, inciampare piuttosto che tacere. Sento queste parole vibrare nelle mie vene come uno stimolo ad andare avanti, in compagnia della mia inquietudine. Gesù sta dicendo ai discepoli, e così anche a noi questa sera, non aspettare di essere perfetto per amare ed essere operatori di pace. Lascia stare. Tu va, contagia chiunque di Vangelo che libera, che ama, che dona pace. Se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, io non credo. Ho sempre fatto il tifo per Tommaso, che a differenza degli altri forse aveva compreso la straordinarietà di Gesù, l'oro nelle ferite. Lui sa che sarà Gesù, il Maestro, solo se avrà impresse nel suo corpo le ferite e le mostrerà a chi vuole bene. Tommaso già è nella profondità della risurrezione. Fa del dubbio la strada per abbracciare Dio. Tommaso non vuole semplicemente vedere, così da mettersi a posto la coscienza, oppure perché gli è più facile credere se vede. Noi malamente abbiamo sempre usato la persona di Tommaso per giustificarci, quando tiriamo fuori espressioni tipo «se non vedo non credo», «devo vederlo Dio, allora crederò», «ah, se avessi avuto e se avessi vissuto ai tempi di Gesù la mia fede, sarebbe tutta più semplice». Questa è una grande trappola, questa mentalità è una grande trappola. Tommaso invece non gli importa nulla di vedere con gli occhi e toccare con le mani. Vuole fortemente forzare l'aurora, riabbracciare con la fede nelle ferite la vita vera, la vita risorta. Solo se spaccata, bucata, ferita questa vita può lasciar passare la luce vera in te. Non aver timore di donare agli altri le tue paure, le tue sconfitte, i fallimenti di te. Gesù, come sempre, non si fa attendere. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. E Tommaso non lo fa, ma grida di gioia: «Mio Signore, mio Dio, sei tu, e insegna a me a non nascondere le crepe della mia anima, i limiti della mia persona, a non maledire le mie malformazioni, i miei errori, le mie brutture, ma trasformarle in risurrezione per me e per gli altri, far passare luce dalle spaccature e dalle fessure che mi lacerano il cuore. Ogni ferita è già feritoia, ogni paura è già una strada».
Gesù risorge con le ferite. Noi impariamo da Lui a riprendere fiato, a camminare da risorti, non avendo vergogna e né paura delle nostre ferite. Abbiamo tutti passato troppo tempo a nasconderci. Quella ferita che ti porti dentro è la strada per incontrare Dio. Si risorge solo con le ferite. E allora non mi resta che dedicarvi quella che è la nostra canzone, la mia canzone, la canzone di Tommaso, perché tutti siamo Tommaso, perché ogni ferita può diventare una feritoia. Spesso in salita, come cuore pensante della mia vita, son certo che Dio abita in me. Mi accarezza con tenerezza, non mi abbandona, mi perdona il suo amore, lo sento vibrare forte in me. Solo se spaccata, bucata, ferita questa vita, può lasciar passare la luce vera in te. Non aver timore di donare agli altri le paure, le tue sconfitte e fallimenti di te. Ogni ferita, se lo vuoi, può diventare feritoia. Ogni paura, se lo vuoi, può diventare presto una strada. È il deserto la via da seguire, dentro le pieghe e margini di se stessi, come terra arida o sete di te. Allontana i tuoi sensi di colpa, non farti del male, apri il tuo dolore. Ha vinto la morte sulla croce per te. Solo scendendo nella grotta profonda e buia intravedi la luce. È nato in una stalla con te. Non aspettare di essere perfetto per amare, lascia stare. È risorto con le ferite in te. Se lo vuoi, può diventare feritoia. Ogni paura, se lo vuoi, può diventare presto una strada. Non chiedere di avere un'esistenza perfetta, sarebbe avidità. Fai della sofferenza la tua medicina e non aspettarti una strada senza ostacoli. Senza quel fuoco, la tua luce si spegnerebbe. Usa della tempesta per liberarla. Solo se spaccata, bucata, ferita questa vita, può lasciar passare la luce vera. Non aver timore di donare agli altri le paure, le tue sconfitte e fallimenti di te. Ogni ferita, se lo vuoi, può diventare feritoia. Ogni paura, se lo vuoi, può diventare presto
una strada. Ogni ferita, se lo vuoi, può diventare feritoia.